Ciao ragazze, ciao a tutti. So che aspettavate tutte con ansia il tutorial del ciondolo Modigliani. Allora, io nel frattempo ne ho fatto anche un altro e volevo farvi vedere meglio, più da vicino, insomma, com'era il ciondolo e com'era strutturato, darvi anche insomma, un pochino la proporzione. Come vedete, un ciondolo è veramente molto grande, misura 60 mm da punta a punta più o meno. E niente, nel frattempo l'ho fatto sia in questi colori, quindi bianco e bronzo, sia in turchese e bronzo. Eccolo qui. È un ciondolo molto molto bello, semplice da realizzare, quindi anche se lo vedete così non è particolarmente impegnativo, occorrono veramente pochi materiali e poche accortezze. Allora, cosa fondamentale, non vi farò il tutorial dall'inizio, ma l'incastonatura del cabochon la trovate nel video degli orecchini La Vie en Rose. È praticamente la stessa, soltanto vi faccio vedere qui, io ho già iniziato questo qui, che sarà l'oggetto del tutorial. Praticamente dovete fermarvi qui senza fare il giro di Biconi fra un pico e l'altro, quindi incastonate con le super duo oppure con le twin e fate il pico a 3 rocaille 11-0 fra una 8-0 e l'altra, quindi vi fermate qui ed è da qui che invece partiremo per creare il nostro nuovo mega ciondolone. Allora, per realizzare il ciondolo, una volta terminata l'incastonatura, avete bisogno soltanto di Super Duo. Io in questo caso lo sto utilizzando in questi colori. Dei cristalli da 4 mm o cristalli di Boemia o Swarovski. Perlina non so, dovremmo sperimentare perché forse con la sfaccettatura riusciamo meglio e non farlo diventare troppo ondulato il ciondolo. Quindi, e delle rocaille 11-0 ce ne serviranno veramente veramente poche. Io sto utilizzando queste e i mezzi cristalli 22 sono. Quindi partiamo con il nostro tutorial. Allora, per quanto riguarda invece il filo, stavo dimenticando la cosa fondamentale, io sto utilizzando il nylon normale, quindi il classico, la lenza, il classico filo di nylon da 0,20 e lo ritengo tra virgolette fondamentale, qualora voi non aveste il Fireline, perché io per esempio il Fireline non ho mai comprato in vita mia, perché il filo tende a vedersi in questa parte qui leggermente, più in foto in realtà che dal vivo, sia ben chiaro, a volte le foto mostrano veramente qualcosa che non c'è, che lo rendono molto evidente, in realtà non è così evidente ad occhio, non ad occhio nudo, insomma. Quindi io vi consiglio veramente di utilizzare un filo che deve essere comunque trasparente e vi sconsiglio i fili da tessitura normali perché non credo reggano il peso di tutto il ciondolo. Allora, quindi tutorial dell'orecchino La Vie en Rose, siamo arrivati a questo punto. Vi portate ad uscire con l'ago dalla rocaille 11-0 della punta, quindi la seconda rocaille, questa. Inserite sull'ago due super duo e rientrate con l'ago nella perlina, nella seconda perlina del gruppo successivo e tirate il filo così. Praticamente le super duo devono andarsi a posizionare sopra la perlina 8-0 che avete in basso. Quindi completiamo in questo modo tutto il giro. Quindi inserite sull'ago due super duo e rientrate nella 11-0 del gruppetto successivo che sporge. Ok, terminiamo così tutto il giro. Allora, ho terminato il giro.
Quindi sto uscendo da una delle berline 11.0. Devo fare in modo di portarmi con l'ago ad uscire. Vi faccio vedere prima. Dal foro superiore di una delle due berline appena inserita, cioè della prima berlina appena inserita. Noi all'interno di questo gruppetto di due che abbiamo appena messo, dobbiamo inserire un mezzo cristallo esattamente qui al centro. Quindi io mi porterò adesso con l'ago e rientro ad uscire proprio da una delle due perline. E inizierò ad inserire il mezzo cristallo. Passo anche nel foro alto della Super 2 successiva. Quindi ripeto, un mezzo cristallo ed entriamo nei due successivi. Mezzo cristallo e due successivi. Così fino a terminare tutto il giro. Quindi vi faccio vedere ancora, perché così almeno non stoppo la videocamera per fare due passaggi. Vado un po' più veloce, se no il tutorial dura sempre 40 anni. Cristallo e due successive, mezzo cristallo e due successive, mezzo cristallo e le due successive. Mi porto ad uscire con l'ago anche dal primo mezzo cristallo che ho inserito. Ok, il prossimo non lo tirate molto perché sennò si incurva. Allora, il prossimo passaggio è di inserire sul lago 3 super duo, 3, quelle qui, e passare attraverso il mezzo cristallo subito dopo. Quindi questa volta dovremo inserire dei gruppetti da 3 super duo, semplicemente fra un mezzo cristallo e l'altro. Non vi preoccupate se vi sembrerà che questo passaggio le super duo vadino un po' per conto loro, ma poi, come dico sempre, daremo un senso a questa cosa. Quindi inserite 3 super duo fra un mezzo cristallo e l'altro e completate così tutto. Ok, ho inserito anche tutte le altre super duo. Adesso mi trovo con l'ago ad uscire da questo mezzo cristallo, questo qui. Adesso devo semplicemente rientrare nella prima super duo che mi trovo subito dopo. Inserire una super duo e rientrare in quella successiva. Di nuovo inserisco una super duo e lego praticamente questo gruppo di super duo a quello successivo con una rocaille 11.0. Quindi la inserisco subito dopo. E quindi di nuovo super duo, super duo 11.0. Ok, ve lo faccio vedere un'ultima volta. Quindi super duo, super duo,
11.0. Quindi proseguite l'inserimento di queste perline per tutta la lavorazione. Allora, ho completato anche questo giro. Quindi adesso vi trovate ad uscire con l'ago da una delle super duo del giro precedente e dobbiamo portarci praticamente ad uscire dal foro superiore di una delle perline appena inserite. Insomma, la storia è sempre la stessa. Quindi abbiamo sempre un gruppetto da due e poi c'è l'intervallo. Gruppetto da 2, lo spazio, ok. Quindi se uscite da una perlina e state girando con l'ago e il filo verso uno spazio, dovrete inserire il mezzo cristallo semplicemente. Mentre fra il gruppetto di 2 dovete inserire altre due super duo. Semplicemente. Ok. Quindi dovete alternare un mezzo cristallo. Aspettate che ho terminato le super due. Ok. Quindi alternare sempre due super due ed un mezzo cristallo. Completate così tutto il giro. Allora, ho terminato anche questo giro. Sto uscendo con l'ago dal mezzo cristallo. Ora, perché mi raccomandavo di utilizzare un filo trasparente? Perché eviterò di chiudere il lavoro con delle perline che siano delle Rocaille 11.0 o 15.0. Mi piaceva che il lavoro rimanesse proprio così pulito, semplicemente fatto con le super duo. Quindi andremo a fare dei passaggi esterni che ovviamente se utilizziamo il nylon non si vedono. Allora, quindi io passo nella perlina che sta subito accanto al mezzo cristallo e tiro il filo e rientro direttamente nel foro in alto della super duo del gruppetto che ho appena messo. E vi assicuro che si vede e non si vede, quindi giro il lavoro per comodità. Quindi semplicemente passo una nuova super duo a chiudere, di nuovo passo in quella sottostante, nel mezzo cristallo e in quella successiva, per poi rientrare nel foro alto di nuovo. Quindi una super due a chiudere, rientro nella super due bassa, nel mezzo cristallo e mi riporto sempre nel foro superiore di quella successiva. Di nuovo super due, passo in quella sottostante, nel mezzo cristallo. In quella dopo e nel foro in alto di quella successiva. Praticamente finito questo giro abbiamo completato il ciondolo. Ecco qui il nostro ciondolo completato. Allora, volevo farvi vedere più o meno quant'era grande. Sì, eccolo qua. 6 centimetri, è un mega ciondolone. Stamattina qualcuno non si rendeva conto di quanto potesse essere grande. Effettivamente, forse neanche dalla mia mano si nota particolarmente la prospettiva del ciondolo. È un ciondolo importante, è un ciondolo bello, nonostante sia molto semplice. E non farò la solina, ma come in quest'altro caso. Farò passare direttamente l'anellino nella super duo, proprio per il solito discorso che questo ciondolo io lo volevo più pulito possibile, nel senso senza ulteriore uso di perline, ma con questi, diciamo, petali lasciati un po' così da soli, abbandonati a se stessi.
Va bene, credo sia tutto. Spero di esservi stata d'aiuto, spero che il tutorial vi sia piaciuto, spero che questi tre colori possano darvi un'ispirazione e non so, per qualsiasi domanda, come al solito, mi trovate a disposizione sia qui sul canale YouTube che sul profilo di Facebook. Vi lascio comunque tutti i link sotto nell'info box e per oggi vi saluto. Ciao ragazze!